Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di me, del mio percorso, dell'America, soprattutto dell'America e del successo, perché ho fatto dei video tempo fa parlando di volere andare in America a studiare recitazione, a diventare attore, a lavorare come modello e quindi vi voglio parlare un po' di come sta andando, voglio ancora andare in America, voglio ancora lavorare nella recitazione, cosa è successo? Perché sono ancora qui? Quindi raccontarvi un po' come sta andando per poi alla fine anche chiedervi un paio di consigli. Allora, innanzitutto cos'è successo? Se mi seguite dal canale da un po', vedete che avevo questa passione per l'America. Volevo a tutti i costi andare in America a lavorare, a diventare una persona che studia recitazione per poi diventare attore, andare ad Hollywood. E avevo tutte queste idee in mente. Avevo iniziato a fare dei concorsi qua in Italia, Mister Italia, per poi andare a Mister Model, per poi andare a Mister World, fare anche successo e per poi tornare in Italia e quindi andare anche sui media. E quindi ho iniziato canto, ho iniziato recitazione, insomma ero carichissimo e non vedevo l'ora di andare, mi ero già preparato anche le cose per fare la visa, quindi tutti i procedimenti più burocratici ed ero insomma super carico, volevo fare questo nella vita, facevo anche più video in inglese, infatti se vi ricordate, perché la mia idea a lungo termine era quella di andare poi là. Che cosa è successo? Sono successe un po' di cose. È successo innanzitutto che dopo che sono stato a Los Angeles per andare anche da questo mio amico a dare un'occhiata, a vedere che cosa potevo fare, se delle agenzie mi volevano o meno, è arrivata la pandemia, mi sono un attimo fermato, l'idea era quella di andare in televisione per fare curriculum, iniziare qua e poi andare là, e invece diciamo che mi sono fermato un attimo perché dovevano chiudere un mese, due mesi e poi è stato un anno e così via. Quindi ho dedicato il mio tempo a crescere, a informarmi, a continuare a leggere e ho iniziato anche il mio percorso di yoga e meditazione, quindi di crescita interiore. Questo mio percorso mi ha veramente stravolto la vita completamente, mi ha ribaltato i valori e mi ha fatto capire tante cose di me. Ad esempio, io associavo la recitazione, il diventare attore come il successo, quindi associavo questa idea di fama come riconoscimento. Quando in realtà poi ho provato a fare recitazione, ho provato a fare queste cose e non mi piaceva. Non mi dispiaceva, ma ho detto, ma io è questo che voglio veramente fare nella vita? Quindi a me non è che piaceva la recitazione, io semplicemente associavo nella mia testa il successo, quindi i soldi in realtà e la fama e il riconoscimento, all'attore. Perché? Perché l'attore è il personaggio che va davanti ai media e quindi è più riconosciuto dagli altri. E quindi in realtà anche questo rivedere in me dei piccoli traumi di mancato riconoscimento e queste cose, io ricercavo queste cose per appunto questi piccoli problemi che avevo dentro di me. È successo inoltre anche che c'è stato questa rivalutazione dell'America e dell'Europa e tutto il resto del mondo. Non c'è più, secondo me, e sta pian piano calando l'americacentrismo, o come volete chiamarlo. Basta accendere Netflix e vedere che in realtà non c'è più solo Hollywood, Hollywood, Hollywood. C'è Squid Game, c'è Dark che è tedesco, c'è La Casa di Carta che è spagnolo e quindi inizia pian piano ad esserci un focus anche sul resto del mondo, soprattutto l'Europa. E tutto quello che è successo poi anche con gli Eurovision e col calcio e quindi anche i Maneskin che sono andati poi a livello internazionale mi hanno fatto anche pian piano capire che in effetti l'Italia non è così satura come l'America e l'Europa non è un mercato così brutto. Quindi da potermi anche un po' dire, ok, l'America è molto difficile da raggiungere, c'è tantissima competizione, quindi perché non partire, come in realtà era una cosa che già avevo pensato di fare e che mi avevano consigliato di fare, di partire da qui per poi andare là. È iniziato poi tutto un periodo di crescita e altro e ho continuato coi social, poi coi social mi sono fermato, adesso sto riprendendo la mia carriera anche con la moda, mi ero fermato un po' con tutto per capire perché non capivo più niente, non capivo più dove volevo andare, cosa volevo fare, eccetera, e anche adesso sono ancora un po' confuso a dirvi la verità. Però una cosa di cui mi sono accorto è che sono stato veramente tanto male nel paragonarmi con gli altri. Aprivo i social media e vedevo le persone che avevano successo, le persone con la Lamborghini che viaggiavano, avevano un lavoro migliore del mio. Quindi questo continuo paragonarmi con gli altri, ho notato che era una cosa che piano piano che mi continuava all'inizio, quando avevo dei valori un po' più materiali, mi dava la carica per continuare, la motivazione, adesso invece mi faceva sempre stare più male. Finché mi è capitato di vedere un video di PewDiePie, lo youtuber che seguo da una vita che mi piace tantissimo, con più iscritti al mondo. Lui è svedese e ha sposato una ragazza italiana e non so quanti soldi, perché sono quelli con più iscritti al mondo a livello personale, non come azienda, e io che lo seguo da una vita, mi guardo tutti i suoi video ogni giorno, hanno finalmente realizzato il sogno di andare in Giappone. E vedere questi due ragazzi che
volano normalmente con le loro cose, i loro piccoli amici, senza mai far vedere la loro ricchezza, eccetera, ma semplicemente hanno le loro piccole cose, la loro famiglia, e sono andati in Giappone ed erano felicissimi di andare in Giappone con una continua crescita. Mi ha fatto capire che in effetti anche questa cosa di successo noi l'abbiamo ereditata dall'America. Soprattutto noi della nostra generazione del 2000, eccetera, 90, 2000, siamo cresciuti con i media, Hollywood e la TV americana, quindi tutti questi cartoni, questi telefilm, questa televisione americana in cui ci hanno indottrinato a pensare che il successo sia quella cosa lì. L'America è un posto dove, è un posto nato, un luogo nato dove gli imprenditori di tutto il mondo si sono ritrovati per creare denaro. Quindi capitalismo, è basata sul capitalismo e tutto ciò che per loro è successo è soldi, è fama, è riconoscimento, è lussuria. Loro fin da quando sono a scuola la competizione è qualcosa a cui danno tanto peso, quindi addirittura se qualcuno fa sport può prendersi una laurea semplicemente perché è bravo negli sport. Quindi hanno questa idea di competizione molto molto alta appunto perché si basa sulle performance e sul creare capitali, sul creare valore, sul creare denaro. E le celebrità, ovviamente le persone che poi hanno successo in America, sono quelle che ostentano questa cosa. E quindi si vede ad esempio questa differenza tra un Logan Paul che è super eccentrico, americano, che fa vedere le sue macchine, i viaggi, le cose strabelle, e tutti questi influencer americani che dicono ok, io sono così, e sui social fanno vedere questa loro versione non esistente perché non è vero, per poi invece magari avere a livello personale zero successo, quindi felicità, pace, amore, gioia a livello quasi molto basso. Quando in realtà la nostra cultura europea e anche del resto del mondo non è tanto basata sui soldi. Come ha visto PewDiePie, è basata su altre cose, soprattutto anche in Asia, è proprio più una cosa interiore. Poi ovvio che una libertà finanziaria toglie tanti problemi e aiuta, ed è qualcosa che voglio, a cui voglio arrivare sicuramente, perché non voglio dedicare il mio tempo a lavorare in un posto che non mi piace o che mi lega a stare lì, voglio essere più libero. Però ho notato che perché devo stare male per qualcosa che non è neanche parte di me? E quindi diciamo questo ribaltamento di valori mi ha veramente scosso. Questa realizzazione mi ha fatto capire più o meno il mio percorso. Non pensate male, l'America è un posto bellissimo anche e soprattutto a livello ambientale ed è, diciamo, diciamocela la verità, è un ottimo posto per fare soldi, per fare network, per fare conoscenze, eccetera. Però per tutto il resto, in realtà, il mondo ha tanto da dare confronto all'America. Quindi ci voglio andare? Non ci voglio più andare? In realtà non lo so. Potrei andarci, come non andarci, dipende adesso da quello che faccio. Sto reiniziando la mia carriera con i social, a provare a mettere audience first, quindi sto provando nuovi strategemmi, nuove strategie per capire come migliorare. Ho anche vari progetti di business, eccetera, devo cercare di muovermi perché voglio anche andarmene da qui, ma mi servono soldi. E quindi ovviamente diciamo che probabilmente ci andrò perché è un ottimo posto a livello di situazione di vita per fare soldi, ma a livello di vita, poi c'è questa differenza anche nello yoga di situazione attuale della tua vita, quindi soldi, fama, ricchezza, cose materiali, e vita, in cui c'è salute, pace, amore, gioia e l'essere presente in questo momento. In questo momento io ho lavorato molto sulla mia vita e quindi tutto ciò che poi è esterno è tutto in profit, è tutto extra, è tutto qualcosa in più. Perché poi quando sei felice e sei stabile e stai bene, tutto il resto te lo vivi molto meglio e riesci a godertelo. E quindi anche se avrai successo puoi godertelo invece che farti deprimere da questo successo, cosa che succede in tante persone. Quindi sono contento che sto mettendo delle ottime fondamenta. Non so se partirò dall'America come pensavo, magari partirò dall'Italia, da Milano, e farò qualcosa qui. Quindi anche questa cosa di audience first, sto capendo che dare valore è qualcosa di molto importante, quindi dare prima valore, anche questa cosa dell'America, che in realtà secondo me cambierà in futuro, dato tutti i problemi che stanno succedendo nel mondo e nell'ambiente, stiamo prosciugando la terra, secondo me in futuro anche questa cosa, questa idea americana di successo, di essere vistosi, eccentrici, possedere, avere più cose materiali possibili, andrà pian piano a svanire, già si sta vedendo come ad esempio anche Elon Musk, che non è americano, vive in un appartamento da $50,000 ed è il secondo uomo più ricco al mondo. Però dà valore e quindi le celebrità future saranno quelle che daranno valore, che parleranno veramente di qualcosa, che aiuteranno le persone e la comunità, che aiuteranno anche proprio il pianeta con la sostenibilità e quindi non più solo puro intrattenimento. E quindi in realtà anch'io tutte queste idee frivole, un po' più materiali che avevo, anche nella moda eccetera, magari continuerò a farle con un'idea diversa,
però diciamo che a lungo termine il mio piano è sicuramente cambiato e mi sto anche ricostruendo. In realtà non ho ancora capito dove voglio andare, prima avevo tutto pianificato perché ero molto disciplinato, adesso invece mi sto un po' più conoscendo, devo capire cosa mi piace e cosa non mi piace, perché nella mia vita io ho fatto solo nuoto, ho nuotato tutta la vita come nuotatore agonista e quindi non ho mai in realtà, non mi sono mai fermato a dire ok, ma io a me cosa piace fare? Ho sempre fatto quello che bisognava fare e quindi mi sto imparando a conoscere e sto cercando di capire cosa fare. Magari partirò dall'Italia, da Londra, dall'Europa, per poi anche andare in America, vedremo. Dato che mi sto accorgendo comunque che il successo è sicuramente anche questa cosa a livello sociale, ma è anche tutt'altro. Quindi ecco qua ragazzi, sì, sto continuando pian piano nella moda, anche se le mie taglie stanno aumentando, però il fisico comunque rimane, non mi sto sicuramente buttando giù, ho avuto un periodo veramente giù, ma sto tornando su, e sono tutte cose che in realtà aiutano. Anche nello yoga si dice che quando uno inizia a fare sadhana, quindi questa crescita interna, sembra che arrivi tutto di colpo, perché è come se la tua vita andasse in fast forward. Arriva tutte le cose brutte di colpo per poi avere delle fondamenta veramente stabili su cui costruire qualcos'altro. Nella recitazione magari gli darò un'altra chance, mi piace di più il canto in realtà, proverò anche coi social a costruire una community più solida, proverò anche con business, sto provando insomma varie cose, sto crescendo molto e vi ringrazio anche tantissimo per il vostro sostegno ragazzi, le persone che ci sono. Infatti volevo chiedervi appunto anche un paio di consigli riguardo all'inglese o all'italiano, dato che non so ancora la mia direzione verso i social, probabilmente come vedete sto più puntando all'italiano, a creare prima qualcosa qui attorno a me per poi magari espanderlo, ma volevo sapere anche la vostra opinione ragazzi, cosa ne pensate sul creare continuamente comunque più contenuti in italiano o più in inglese, dato che purtroppo l'algoritmo dei social funziona in modo tale che o devi fare uno o l'altro, se no non ti spinge, oppure l'audience che arriva non ti segue alcuni video perché non li capisce. E anche per l'argomento, fatemi sapere ragazzi di che cosa vi piacerebbe che io parlassi, se vi piace di più il beauty care, se fare magari profumi, o se parlare, se vi piacciono di più gli argomenti di motivazione o crescita, o comunque di capelli, sono i video che mi vanno meglio, quelli di beauty care, o fare più self care, yoga, ho visto che alcuni miei video di yoga sono andati bene, parlare di crescita personale, che semplicemente di salute, fitness, oppure tutto insieme, fatemi sapere quali sono gli argomenti che vi piacerebbero di più. Ho deciso che non voglio più essere egoista da questo punto di vista, ma aiutare veramente le persone a cercare di dare valore e fare quello che le persone mi richiedono. Quindi ecco qua ragazzi, scusatemi se il video è troppo lungo, io vi aggiornerò anche su come va la situazione, sto tornando adesso anche a lavoricchiare, a fare qualcosa, ci sono tanti progetti in mente, sto crescendo. Lasciatemi un commento su che cosa ne pensate anche per i due consigli che vi ho chiesto. Grazie mille per supportarmi e iscrivetemi se volete che vi aggiorni, perché sicuramente vi aggiornerò anche su come va la situazione. Ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video.